Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Amata protagonista di Amici costretta a correre in ospedale per un grave infortunio. L'esito è una profonda lesione che non si aspettava. Infortunio inaspettato per una delle amate protagoniste di Amici di Maria De Filippi, che è dovuta correre in ospedale per curarsi. La lesione a seguito di un incidente è profonda quanto inattesa. Sembra assurdo alla luce di quanto successo. Pareva una cosa da niente e invece è grave e doloroso. Gli infortuni accadono, purtroppo, anche a chi sta attento a quello che fa e come si muove. Può succedere a chiunque, persino mentre si svolgono le normali faccende quotidiane. Così. Questo personaggio noto e amato della trasmissione di Canale 5, è dovuto ricorrere alle cure del medico recandosi al pronto soccorso per un incidente che all'inizio sembrava molto meno grave. Di chi si tratta, e cosa è successo? Scopriamolo assieme. L'incidente per il volto noto di Amici. La persona di cui stiamo parlando è nel talent da diverso tempo. Fa parte del cast. Entrata prima come concorrente, dal 2016 è tra i professionisti, ma nel tempo si è ritagliata uno spazio tutto suo in televisione svolgendo anche altri ruoli. Come quello di conduttrice, nel quale ha dato prova non solo di essere estremamente bella ma anche brava e simpatica. Ha condotto anche il daytime per un anno, assieme ad un collega. Avete capito di chi stiamo parlando? L'incidente che ha colpito la bella Lorella Boccia e che ha richiesto le cure dell'ospedale è tanto assurdo quanto doloroso. E lo ha raccontato lei stessa sul suo profilo dove si è mostrata subito dopo l'accaduto, dolorante, e poi dopo la medicazione. La ballerina ha scritto. Ho fatto la visita e come previsto è un'abrasione corneale. Se provo ad aprire l'occhio destro di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce. Qui avevo ancora l'anestesia. Avrei voluto rubare al doc l'intera boccetta. A voi è successo? Dopo quanto siete riusciti ad aprirlo e soprattutto quando inizia a calmarsi il dolore? Insomma, quello che sembrava un semplice dito in un occhio, una disattenzione. Seppur molto dolorosa, alla fine si è rivelato una vera abrasione alla cornea. Per questo la donna ha dovuto bendare l'occhio destro. Ma nulla di irreparabile. Presto Lorella Boccia tornerà come nuova. Purtroppo gli incidenti domestici capitano più spesso di quanto pensiamo. E pensare che solo fino a due giorni fa era a fare uno splendido picnic. Come mostrato sui social, assieme alla mamma e alla figlia, una giornata di sole donne. Grazie per aver guardato le notizie di oggi. Metti mi piace e commenta. Nello specifico clicca iscriviti al canale, per ricevere le ultime novità. Ciao e alla prossima newsletter.